E siamo arrivati alla giornata della prova generale, stamane nuovamente un primo giro interessante che ora Paolo Corsi ci commenterà e insomma il clima che sale e chissà se è ancora lì se c'è la contrada favorita, per te hai già detto di no. Da te. Ora non mi mettere queste parole sbagliate in no, ho bocca. detto, non è che non è la contrada favorita. Deve fare conto con la rivale, perché la rivale è agguerrita, la monta della Lupa è una monta azzeccatissima per tanti motivi. E il Fantino è un Fantino esperto che riscuote la mia fiducia, ci mancherebbe altro, però non si può dire che se il TT va a montare Viso d'Angelo, che è il cavallo di migliore qualità, non è che lo puoi escludere al pronostico, però una delle mie osservazioni è questa, che questo palio passa dal comportamento della Lupa e dell'Istice. Se uno è al primo posto e quell'altro è al decimo posto, la può perdere, no, al decimo, in corsa allora devo aspettare, però diventa un po' lungo. Se sono tre canapi lontani, uno parte molto prima di quell'altro, però ecco, queste due contrade rispetto alle altre rivali, Nicchio e Montone e Civetta e Leocorno, queste due si toccano davvero, non è che una monta lo dice che hanno fatto questo ingaggio per fare un palio contro, non con questo che voglio togliere delle doti a Dino, però questo rientra in piazza dopo, mi sembra, 6 anni, e lui qualcosa di eclatante la deve fare per forza, o se parte prima dell'Istice deve fare un bel palio tirandolo a vincere, se invece sono nelle retrovie oppure si trovano nei primi posti e si ostacoleranno il cetto, cioè l'Istice cerca di andare via uguale, ma la Lupa lo deve contrastare. Questo è il mio pensiero. Poi se il capitano gli dice no, ma te lì ci lascia lo stato, tira a vincere, non si vede questa ipotesi che io faccio. Dino Pes, giustamente dicevi, dopo 6 anni torna al palio, è un grande preparatore di cavalli, un fantino che comunque fuori Siena ha avuto le sue soddisfazioni e che però è stato accantonato qui in Piazza del Campo. Ora è tornato, non si capisce se per fare, perdonate il killer, o comunque per disturbare la rivale, o perché magari appunto può provare anche a vincere. Certo, se si trova primo, penso come tutti. Anche perché il cavallo è veloce, ho visto in partenza nelle partenze precedenti, il cavallo svelto, questa mani non è partito tra i primi, però era lì, insomma, non è che era lontano. Però non credo, diciamo, sarebbe limitativo a dire monto Dino Pesse per fare il killer, sarebbe limitativo e brutto. Dino Pesse si meritava di correre il palio anche gli anni precedenti. Purtroppo, per lui, non per me, a me non importa niente dal punto di vista chi corre, insomma, io il palio lo vedo a questa maniera. Però da un punto di vista per lui ha morso il freno, perciò lui deve farsi rivedere. Non era scelto perché magari il cavallo che poteva montare, la contrada lo poteva montare, ha dovuto fare altre scelte, eccetera, eccetera. Però in 6 anni se ne è sempre parlato di questo fantino che andava rimontato a cavallo. Non è che qualcuno dice no, ma questo è finito e ha Sì, fatto sì, delle sì. cose sbagliate, allora questo non si monta più. No, Dino è sempre stato uno di quelli lì che doveva rientrare nel lotto, tutti dicevano nel lotto ci stava bene, anche io, perché chiaramente preferisco un fantino d'esperienza a uno giovanissimo, non con questo che non bisogna andare larga giovani. Larga giovani li si dà quando si ritiene opportuno per farli ben figurare. E non perché allora molto giovane, tanto ho il cavallo alto, insomma, ecco, questa è la cosa. Allora, Dino si merita di essere a cavallo. Ci è riuscito e ora che cosa deve fare? Allora, tornando alla prova, mi ero un attimo distratta perché sono le 9:30 e ci sono delle ragazze che stanno bevendo uno spritz, quindi non so se prima, se la moda è bombolone spritz invece che cappuccino e pasta. Potrebbe essere, invece non sono andato neanche a letto, allora ora fanno Ah, beh, giusto, l'aperitivo, giusto. dipende dalle dinamiche del suo comportamento, è tutto qui. Bene, veniamo invece alla Alla prova. prova, allora la prova la sintetizzerei così. C'è stata
una contrada che è partita, poi le altre, diciamo così, gli sono andate dietro, bene, però ha fatto una mossa, diciamo, importante la chiocciola. Perciò se ieri era cresciuta la civetta, oggi bisogna dire che è cresciuta la chiocciola. Ha fatto una bellissima partenza. E l'ha seguita la Selva e l'altra... Anche il Nicchio ha provato. Sì, ma quello lì che ho visto io è la cosa più importante, la partenza della chiocciola. E poi ha fatto un giro, poi si è fermata e mi sembra che ci sia, non si discute le qualità tecniche di Gingillo, perciò è inutile parlarne. È uno che punta a tutti i cavalli, è quello lì che forse... stilisticamente è la figura, diciamo, del fantino per antonomasia, no? È uno che non sbraccia, mani basse, è bello a vedersi, insomma. E lui ha fatto la sua prova e l'ha fatta bene come la doveva fare. Poi la Selva, ecco, la Selva era partita insieme, no? Che era vicino al campo, e ha fatto una bella prova, ha cercato lo... Allora, a luglio l'ha montato Sanna e ha vinto con Sanna. Ora lo rimonta Sanna, ma un altro Sanna. E probabilmente la Selva voleva delle conferme, dopo anche la citazione di ieri del cavallo, voleva una conferma del fantino, se magari ti dico ora esagerando, se riusciva a gestirlo. L'ha gestito bene, ha fatto la prova, è arrivata, infatti, ciao, e ha fatto la prova, diciamo... che doveva fare e l'ha fatta bene. Bene, aspettiamo la prova di stasera. Sì, perché stamani ce la potevo da dire, insomma. Però abbiamo parlato dello spritz a colazione. Sì.